Adesso ci avvarremo del fiber mesh per creare le sopracciglia per questo character e vedremo come giocare con le diverse opzioni per ottenere il look come lo vogliamo. Quindi innanzitutto voglio andare a mascherare l'area delle sopracciglia e vedete che utilizzo una Zintensity più bassa perché voglio avere la possibilità di sfumare l'opacità della mia maschera e di giocare con proprio opacità diverse. Una cosa di questo tipo penso che possa andare bene. Sfumiamo un po' la nostra maschera e poi andiamo nel pannello Fiber Mesh. Where is it? Ok. Preview. Perfetto. Ho già giocato un po' con le opzioni e diciamo che come base per stabilire la lunghezza e la larghezza ci possiamo stare, in particolare vedete, non ho fatto nient'altro che giocare un po' con questo Max Fibers per settare una quantità accettabile di fibre per queste sopracciglia e andare poi a cambiare il coverage per farle più o meno spesse. Magari proviamo con un coverage più alto. Attiviamo il fast preview per vedere come verrà in fase di rendering. O possiamo anche effettuare un veloce render. Una cosa di questo tipo. E magari possiamo anche cambiare il numero di segmenti a 12, un po' più densa. E diciamo che possiamo stare con una cosa di questo tipo. Proviamo a utilizzare un minor numero di mesh. E magari un coverage maggiore. Vogliamo queste sopracciglia essere abbastanza spesse, forse un po' troppo, quindi alziamo di nuovo e abbassiamo il coverage. Qualcosa di questo tipo. Perfetto. A questo punto vediamo che ho anche inserito un leggero effetto di twisting, questo per dare uno shading leggermente diverso e giocare un po' con gli highlights. Queste fiber mesh, a questo punto posso creare la mia fiber mesh e cominciare a cambiare e a fare il grooming con i miei groom brushes. Quindi accept, seleziono la mia fiber mesh e a questo punto voglio utilizzare un semplice move brush e voglio rendere visibili tutti i subtool. Ora qui abbiamo un leggero problema perché voglio questo effetto di twisting. In verità non è un twisting, voglio che la mesh torni indietro e in qualche modo abbracci la curvatura di questo sopracciglio. Quindi se utilizzo il valore di Front Collision Tolerance, forse potrei incappare in qualche leggera distorsione. E questo è dovuto al fatto che fondamentalmente qui le fibre vediamo che escono in maniera quasi dritta rispetto alla mesh, quindi potrebbe esserci un po' di problemi nel momento in cui provo a tirarle indietro. Vedete? A seconda di come mi posiziono, potrei incappare in qualche problema. Voglio provare a utilizzare un po' di forward propagation inoltre e abbassiamo ora il valore di front collision tolerance. Qui ottengo delle distorsioni, probabilmente dovuto al fatto che sto lavorando in simmetria, quindi proviamo a disattivare la simmetria. Forse troppa forward propagation, ancora troppa. Qualcosa di questo tipo, molto meno. Ok. E proviamo a riattivare la simmetria. Lavorare con le fibre mesh in simmetria a volte è un po' problematico, quindi la disattivo e molto velocemente cambio il posizionamento. E a questo punto preferisco non curarmi troppo di queste distorsioni che avvengono, perché l'importante mi voglio focalizzare di più sull'andamento di queste fibre. Magari giochiamo anche un po' con il valore di stiffness, forse questo risolve i problemi di distorsione. E una volta, diciamo, settato l'andamento generale, posso effettuare un morph length per riportare le fibre alla lunghezza originale. Quindi vado qui nel pannello Morph, Morph Height, e vedete che ho risolto il problema. Qui posso anche giocare con il mio Smooth, valore di Preserve Length, e c'è qualche problema. Cambiamo questa Collision Tolerance. Sinceramente non capisco perché fa questo effetto, ma semplicemente adesso andrò a
ammorbidire e poi farò anche un muffwit. Ok, ottimo. Proviamo un reset dei pennelli perché voglio vedere se ora lo smooth avrà un effetto migliore. Probabilmente avevo cambiato qualche parametro e vedete che adesso posso utilizzare lo smooth per andare a diminuire la lunghezza di queste fibre. Voglio attivare anche questo groom fast length. Sì. Per andare a muovere un po' le fibre e cambiare la forma generale, e utilizzerò lo smooth qua e là per far sì di andare a modificare e minimizzare eventuali deviazioni e variazioni della mesh. Ok, qualcosa così perché vedete che qui c'è una grossa curvatura. E posso anche giocare con questo Auto Mask Fiber Mesh, cambiando la focus shift. Questo punto rappresenta la root e qui applicherà in automatico una maschera alla mia Fiber Mesh, così che le root non saranno mai spostate e non cambieranno posizione. E voglio far sì di andare a operare principalmente sul tip. Qualcosa di questo tipo. Proviamo anche ad aggiungere un altro punto. Tiriamo un po' su questa massa per scoprire un po' questa linea sottostante. E diciamo che ci siamo quasi. Guardiamo il tool da tutte le angolazioni, perché questo è il principio di una buona scultura, non limitarsi solo a una singola pro. Ops. Singola visuale. Forward propagation in questo caso non sembra voler funzionare bene, quindi lo disattivo. E diciamo che ci siamo. Qualcosa di questo tipo e adesso posso attivare una sorta di BPR render per vedere l'output e diciamo che quasi ci siamo. Probabilmente un altro po' di smoothing qua e là con un leggero preserve length, ma anche no. Ok, di nuovo BPR. E adesso aggiungiamo un po' di variazione qua e là. E un po' più di curvatura. Ok, qualcosa di questo tipo. Ora non voglio starmi a soffermare troppo sul grooming, perché comunque anche questo è un processo che può richiedere abbastanza tempo. E diciamo che possiamo ritenerci soddisfatti così. Tiriamo un po' più indietro queste mesh. Farle più adese alla superficie sottostante. Ok, qualcosa di questo tipo. E adesso voglio andare anche a fare una sorta di colorizzazione. E abbiamo questi Groom Color Eyes, Groom Color Mid, Groom Color Tip e Groom. Ok, iniziamo con il Groom Color Eyes. Posso settare un colore e voglio fare il sampling di questo colore scuro e vedete che possiamo colorizzare molto velocemente le nostre fibre. E adesso posso utilizzare questo Groom Color Tip per andare a inserire un colore differente alle punte.
Il principio del Grun Color Tip colora le punte semplicemente perché c'è questo AutoMask Fiber Mesh attivo. E quindi vedete che fondamentalmente le root non vengono toccate e a seconda del grado di diciamo, strettezza della curva possiamo fare un effetto più o meno differenziale. Ok, ecco qua. Diciamo che può andare bene per la dimostrazione e adesso mi prenderò un po' di tempo per creare anche questi sorta di baffetti che vengono fuori da quest'area. Per fare questo però voglio utilizzare la morph target, quindi cancellerò il morph target e farò uno stop del morph target, dopodiché faccio una maschera molto semplicemente Snake Hook Brush. Eccolo qui. Tiro fuori quest'area. Dopodiché prendo questa parte finale e la spingo in basso. Qualcosa di questo tipo, molto semplice, un po' di smoothing, quella, magari un move. Così. Adesso posso fare lo switch del morph target e andare nel mio pannello. Preview e Morph Target Guided. Non è proprio perfetto, però è un buon punto di partenza. Vediamo se c'è la possibilità di sistemare un po' meglio, magari aumentando il numero di segmenti e diminuendo i clamps. Non c'è gravity, non c'è. Ok, diciamo che questo può essere un buon punto di partenza. In verità no, però ci si accontenta con quello che uno ha a disposizione. E quindi diciamo che diamo l'ok, accettiamo, selezioniamo questo tool, attiviamo la simmetria e con un semplice move, ops, preset length a 100. Andiamo a cambiare la shape. Facciamo anche un effetto di smoothing all'inizio e proviamo anche a effettuare un polishing. Ok. E perché non provare a utilizzare un po' di stiffness? E dopo aver lavorato un po' la mesh, siamo arrivati a questo punto e ora abbiamo un po' di problemi a livello di render perché la mesh risulta invisibile. Questo probabilmente perché in seguito al troppo smoothing, al tiramento delle fibre, sono diventate troppo fine, quindi per risolvere questa piccola issue, semplicemente andiamo nel pannello morfe, muoviamo lo slider morph width tutto in alto, così da riportare la larghezza delle fibre al loro valore originale e in questo modo renderle di nuovo visibili al motore di render del BPR di ZBrush. In definitiva, ho utilizzato un po' di Move Brush con dello smoothing e un po' del Groom Clamp. Ancora un po' di fixing e direi che ci siamo.